Roberto Vecchione. Qui alla pari è probabilmente ben giocata, 40-50 a volontà. Vai. Anche a te, Emanuele. Ciao, ciao Emanuele, grazie. E allora, premio Nicolas Maria, ottava e conclusiva del convegno, sono soggetti di 4 anni che si confrontano sulla distanza breve, 11 al via, completamente sferrati, Huracan Kronos su Trio B e Uruskaf toglie Ferri davanti, Uraco Ferm. Problemi nella fase iniziale per Ulmus RL, la macchina che stacca. Davanti ci va Ulisse Griff, con all'esterno Ulrica S, più a largo Utrillo B, poi lungo la corda Uragan Kronos, una bella storia, sbaglia Uruskaf nelle retrovie. Ulrica si sistema in seconda posizione, insiste a largo Trio B, al termine della prima curva il nuovo battistrada Utrillo davanti a Ulisse Griff, Ulrica S, Uragan Kronos, una bella storia, poi Ursula Fass, più indietro Uraco Ferm, Ula Hop e Ubi e K. Lunga fila indiana al passaggio di fronte alle tribune, il quarto iniziale è andato via in 28 sul piede dell'1.10, adesso il completamento dei 600 iniziali che Utrillo chiude in 43 un baffo, 15 appena abbondante la terza frazione di rallentamento, ma comunque la frazione iniziale è stata piuttosto impegnativa. Utrillo al comando e ora sposta Uragan Kronos. Appariglia Ulrica S, la sopravanza, punta su Ulisse e poi sul battistrada Utrillo B, Utrillo in vantaggio, Uragan Kronos che attacca, Utrillo non ha un granché da opporre, Uragan Kronos si profila in vantaggio al chilometro sul piede dell'1.13 e 1, a 500 dal palo è già padrone della situazione, Uragan Kronos su Utrillo interviene Ulisse Griff, poi Ulrica S, sbaglia Ulisse Griff, e allora di nuovo in seconda posizione Utrillo B, ma subito attaccato da Ulrica S, poi ancora una bella storia con allargo Uraco Ferm, ingresso della retta di arrivo con Uragan Kronos in netto vantaggio, 1.41,5 e 1.400. Poi Ulrica AS, Uraco Ferm, Utrillo B, una bella storia, Uragan Kronos che completa il tutto su Uraco Ferm, Ulrica AS, Utrillo B, è una bella storia. 1.56,7 il totale. La media intorno all'1.12,6-12,7, il successo per Uragan Kronos e Pietro Gubellini che c'entra la terza vittoria in giornata dopo i successi con Vastop e Terra dell'Est, terzo successo anche per Eric Bondo nelle vesti di trainer. I colori questa volta sono della scuderia Fenomena, la quota al totalizzatore 1.48 e con questo per oggi è tutto.